molto importante. La Consulta si è espressa a favore del referendum sulle trivellazioni, dopo che 9 regioni avevano richiesto questo appuntamento. Quella è una possibilità per mettere in campo un confronto su un'altra idea di governo centrata sull'autonomia anche delle regioni e delle politiche energetiche e rispetto all'idea che il territorio non può essere sfruttato soprattutto sul terreno degli interessi delle grandi multinazionali. Io vorrei parlare anche di questo quando parliamo di un Mezzogiorno che a testa alta prova a cambiare il proprio destino e soprattutto il proprio modello di sviluppo imposto. Grazie collega Scotto. Bruno Bossio, prego. Minuto per dire ancora una volta. Ne ha 5. Io posso parlare in un minuto. Una volta per tutte, non c'è una contrapposizione fra il Mezzogiorno dei precari che ha diritto ad essere stabilizzato e il Mezzogiorno delle start-up innovative, il Mezzogiorno che sta cambiando. La Calabria, la mia regione, le start-up innovative non sono meno di quelle delle altre regioni tranne la Lombardia. Quest'idea di un Mezzogiorno piagnone non esiste più. Esiste un Mezzogiorno in questo momento difeso da questa maggioranza che prova a difendere i diritti di quelli che lavorano, di darli a quelli che non lavorano e di aiutare soprattutto le imprese innovative. Questi 50 milioni non sono un'elemosina, ma uno dei tanti finanziamenti che sono fatti perché questa nostra terra, anche il Mezzogiorno, possa cambiare. Grazie collega Bruno Bossio, non mi pare che ci siano altri interventi, dichiaro aperta la votazione, siamo sul 13.6 Simonetti. Marazziti. Furnari. Furnari. Marazziti che ha votato. Allora, Valente. Valente.